Bentrovati amici e amiche carissime per questo nuovo appuntamento con la rubrica Fatti per il Cielo. Quest'oggi inizieremo un lungo cammino di approfondimento sui 10 comandamenti. Tempo fa, trovandomi ad un incontro di catechesi, ho chiesto ai fedeli presenti se ricordassero appunto quali sono i comandamenti e quanti sono. Sul quanti sono tutti mi hanno risposto 10, su quali sono invece qualcuno ne ha fatto un elenco disordinato. Provate anche voi a fare questo esercizio, provate ad elencare i comandamenti e vi accorgerete se appunto li sapete dire in una maniera ordinata. Allora, siete pronti ad iniziare questo cammino con me? Venite perché c'è Mario Sei che mi aspetta per farmi tante domande. Dal libro del Deuteronomio. Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché invitate e entrate in possesso del paese che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore, Dio vostro, che vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore tuo Dio ha distrutto in mezzo a te, quanti avevano seguito Baal Peor. Ma voi che vi mantenete fedeli al Signore vostro Dio, siete oggi tanti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme, come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali udendo parlare di tutte queste leggi diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Don Francesco, ben trovato. Grazie Mario, ben trovato anche a te. Grazie Don Francesco. Allora, come tu stesso hai avuto modo già di anticipare, noi adesso faremo un percorso, un approfondimento dei comandamenti. Allora la domanda sorge spontanea: che cosa sono i comandamenti e perché Dio li ha voluti donare? Il Signore attraverso Mosè ha liberato il popolo e lo ha condotto lungo il deserto verso la terra promessa. Ogni giorno cosa succedeva? Nascevano liti, contese, problematiche nel popolo e ogni qualvolta venivano queste problematiche il popolo si rivolgeva a Mosè perché potesse risolvere tutte le contese. Il suocero di Mosè, Jetro, a un certo punto andò da Mosè e disse: se tu continui così, presto soccomberai, non ce la puoi fare a gestire tutte queste situazioni. Scegli nel popolo alcuni uomini saggi, costituiscili giudici perché possano loro risolvere tutte queste questioni. E così Mosè fece e allora il suo compito così gravoso si alleggerì, soltanto per questioni più importanti si andava da Mosè. E il Signore stabilisce un'alleanza con il suo popolo: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio se osserverete ciò che io vi comando. Mosè sale sul monte e il Signore dona le tavole della legge, i 10 comandamenti. A me piace spesso dire questa espressione, questa massima: Dio dona i comandamenti, ma non sono regole di tribunale, sono le parole d'amore di un padre per il proprio figlio. E tu vuoi amare Dio? Osserva i comandamenti. Vuoi amare il prossimo? Osserva i comandamenti. Ma io dico anche una frase più incisiva, che i comandamenti sono quelle leggi che consentono all'uomo non solo di amare, ma anche di non impazzire. Quindi sono un paletto messo all'uomo per evitare la follia dell'uomo. I comandamenti o decalogo si dividono in due parti. Quelli verso Dio
e quelli verso il prossimo. Ma comunque tutti i comandamenti, tutti e 10 comandamenti, fanno riferimento comunque al precetto dell'amore. In che senso, Don Francesco? Esatto, è proprio così. Un giorno nel Vangelo un tale chiese a Gesù: qual è il più grande comandamento di tutta la legge? E Gesù rispose: ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Questo è il primo e il più grande dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: ama il prossimo tuo come te stesso. E i comandamenti, così come noi li possediamo, sono entrati in uso nella Chiesa con Sant'Agostino, perché se noi andiamo a leggerli nella Sacra Scrittura sono molto più lunghi, sono molto più approfonditi, e se oggi facciamo difficoltà a ricordare l'enumerazione così come ce l'abbiamo, immaginate a ricordare tutti i comandamenti scritti secondo l'ordine della Sacra Scrittura. Mosè scende con due tavole dal monte. In una prima tavola ci sono i primi tre comandamenti, detti comandamenti verso Dio, mentre nella seconda tavola ci sono gli altri 7 comandamenti che stabiliscono come deve essere amato il fratello. Dio si ama riconoscendolo come unico Dio, si ama non nominando il suo nome invano o stoltamente, si ama ricordando che il settimo giorno è un giorno consacrato al Signore, quindi non si deve fare lavoro servile, ma bisogna dedicarlo al riposo e alla santificazione di Dio, e poi i fratelli si amano con tutti gli altri 7 comandamenti, ma avremo modo di approfondirli uno per volta. Da più parti sentiamo dire, Don Francesco, che la salvezza dell'uomo non passa necessariamente attraverso i comandamenti. Tutto ciò sembra impossibile agli occhi dei cattolici e agli occhi di Dio. È così? Ma guarda, Mario, ancora peggio, perché oggi siamo arrivati ad un punto tale che non solo l'uomo si è fatto Dio di se stesso. Quante volte sentiamo dire: ma la vita è mia, faccio quello che voglio. Quante volte sentiamo dire: ma che male c'è? Che male c'è non dinanzi a cose belle, dinanzi a volte anche a nefandezze, a immoralità assurde. E prima io ho detto un'espressione, che i comandamenti sono un limite alla pazzia dell'uomo. Se tu ci fai caso, basta aprire il telegiornale un solo istante, tu vedi che in tante situazioni, lì dove non regna l'amore del Signore, lì dove non regna l'amore per l'uomo, avvengono cose veramente obbrobriose, bruttissime. Allora, dove possiamo noi andare senza il Signore? Da nessuna parte, soltanto alla tristezza più assoluta, ma anche alla perdizione della nostra anima. Ecco perché noi abbiamo pensato queste puntate, queste rubriche, per voler rimettere la parola di Dio sul candelabro, sul lampadario, perché brilli e porti luce nelle storie, nelle situazioni, nella società, nelle nostre vite. Cosa significa oggi essere discepoli di Gesù? Si è discepoli di Gesù in un solo modo: mettendosi dietro Gesù e seguendolo, seguendolo e imitandolo. E allora questa è questione di obbedienza e fedeltà, di fedeltà e obbedienza. Innanzitutto obbedienza e fedeltà alla sua parola. Come può un discepolo del Signore essere tale se non ascolta il suo Vangelo, la sua parola, e se non la vive? Poi obbedienza e fedeltà alla propria vocazione. Io sono sacerdote, posso non vivere la mia missione sacerdotale? Assolutamente no. E poi fedeltà alla preghiera. Noi pensiamo di vincere il male solo perché diciamo: io ti sconfiggo Satana. Non è così. Un giorno chiesero a Padre Pio: quanti rosari avete detto oggi, Padre? Questo è il numero 33. Cioè, come si fa a non pregare o a lasciar passare le giornate senza aver dedicato del tempo alla preghiera, cioè ad aver chiesto al Signore
stammi al mio fianco, aiutami in questa battaglia. Ti racconto questa massima, vi racconto questa massima. Un giorno un bambino vide pregare un frate e gli disse: cosa stai facendo? Sto pregando. E perché preghi? Per diventare più buono. E perché vuoi diventare più buono? Perché voglio somigliare a Gesù, che è il più buono di tutti. Ecco, se noi vogliamo somigliare a Gesù, se noi vogliamo essere veri discepoli di Gesù, non solo dobbiamo pregare, ma dobbiamo metterci dietro il Signore e imitarlo. Venite dietro a me, dice il Signore, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Don Francesco, i tempi moderni cosiddetti, i ragazzi non considerano i comandamenti, o possono considerarli, un po' troppo stretti, un po' troppo, mi permetto di dire, antiquati? Allora, i comandamenti non sono l'infelicità dell'uomo, non sono l'infelicità dei giovani, sono quelle parole, come ho detto prima, di un padre per un figlio. Tu sei padre, hai due splendidi figli, quando tu dai delle regole ai tuoi figli, sono per la loro infelicità? Penso proprio di no. Sono per la loro gioia, per la loro felicità. Ecco, i comandamenti il Signore ce l'ha dato proprio perché noi non camminiamo di tristezza in tristezza, di scoraggiamento, di delusione in delusione. Naturalmente nelle prossime puntate andremo sempre di più ad approfondire i comandamenti. Esatto, e proprio siamo arrivati alla fine, quindi caro Mario, ci salutiamo è stato un piacere. E salutiamo i nostri amici telespettatori.